Riccardo, una partita che sta veramente di beffa, Empoli nettamente migliore in campo, un arbitraggio che insomma se lo vuoi commentare te lo faccio commentare, ma è veramente deplorevole, e poi alla fine è arrivato questo gol beffardo di Lasagna che ci nega una vittoria che secondo me era strameritata. Sì, sono d'accordo, sarebbe stata meritatissima, soprattutto per la rabbia e la cattiveria che ci abbiamo messo dopo l'espulsione di Levan, che secondo noi era stata ingiusta, però invece di crearci un alibi abbiamo tirato fuori ancora più orgoglio. Peccato, perché eravamo riusciti anche a segnare un gol, abbiamo fatto una grande prova di carattere, di corsa, di determinazione contro un Carpi che sotto questo punto di vista non fa mai mancare nulla. Peccato, però noi vogliamo comunque scalare ancora la classifica se possibile, nonostante la salvezza già raggiunta, quindi continueremo a lavorare. Stasera abbiamo dimostrato che la voglia c'è. Sul gol l'arbitro a voi cosa ha detto? Perché noi abbiamo fatto veramente fatica a capire le ragioni di questa mancata convalidazione. Io non ho chiesto niente, io non mi sono neanche accorto di un mancato contatto, credevo che Manuel addirittura avesse spinto avendosi anticipato, e invece non è stato così, ce ne siamo tutti resi conto dopo, è stata una beffa, però pazienza, il calcio è anche questo. Tra l'altro ingrandisco il tutto perché c'era un calcio di rigore per un fallo di mano netto in area del Carpi. Purtroppo è difficile commentare l'arbitraggio, dobbiamo parlare della nostra prestazione, è inutile parlare dell'arbitraggio, abbiamo dato una grande dimostrazione soprattutto di professionalità e di voglia di dimostrare i nostri valori anche a obiettivo raggiunto. Commentiamo questa perché è importante, come dice mister Giampaolo, anche dare credibilità, no, a questo finale di campionato. Credo che l'Empoli oggi abbia dimostrato che c'è la voglia di tenere vivo il campionato, di dare il 110% in ogni gara, anche se ormai il nostro scudetto è già cucito sul petto. Sì, ma come ci siamo detti tra di noi, come ha detto il mister, per noi una partita in Serie A deve essere un orgoglio grandissimo, quindi sarebbe per noi un disonore non mettere sul campo tutte le nostre forze. Poi si può vincere, si può perdere come stasera, ma usciamo dal campo comunque consapevoli di aver dato tutto quello che avevamo. In questa gara io ho visto uno straordinario Riccardo Saponara, oggi veramente stavi da Dio. Grazie, stavo sicuramente meglio rispetto alle uscite precedenti, sono molto contento soprattutto di essere riuscito a dare una grossa mano alla squadra che aveva bisogno soprattutto in 10, il mister mi ha spostato in avanti, mi sono sempre trovato bene con Manuel, sono contento comunque di aver ritrovato un pochino di forma. Senti, per chiudere, non voglio parlare di mercato, ci sarà tempo, però siccome tu sei molto legato a questa maglia, alla nostra città, ti chiedo, stai iniziando a contare i giorni che purtroppo mancano ad un arrivederci, ad un altro arrivederci con Empoli? No, assolutamente, perché voglio godermi tutti i giorni che passerò da qui alla fine, perché veramente Empoli è come una città, è come casa mia, quindi un eventuale saluto, un eventuale rivederci sicuramente mi farà mancare tanto questa realtà, e non voglio assolutamente pensarci adesso, poi vedremo quest'estate cosa succederà, però per il momento abbiamo ancora 3 partite importanti e voglio rifarmi per questi mesi in cui sono calato, e stasera hanno dato dimostrazione. Manca il gol, bisogna tornare al gol adesso. Sì, hai ragione, io cerco comunque sempre e cercherò anche nelle prossime partite di resettare un po' gli errori che ho fatto ultimamente. Massimo, tu oggi l'hai vista per larga parte come noi, seduto, e quindi hai avuto sicuramente la lucidità per analizzare una gara allucinante, uno scempio, perché oggi in campo è successo qualcosa che non dovrebbe mai succedere. Poi possiamo anche fare i complimenti al Carpi perché ci ha creduto, ha trovato un gol nel finale, però vedersela portare via così ingiustamente dopo una grande partita dell'Empoli fa veramente molto male. Ah, bisogna fare complimenti al Carpi per come ha combattuto comunque giustamente la partita che doveva fare. Il rammarico comunque è grosso per noi, perché comunque primo penso per l'arbitraggio, perché io penso che l'espulsione di Levan ha protetto la palla, e se deve essere espulsione quella di Levan deve essere espulsione anche quella di Higuain oggi a Roma, che ha fatto lo stesso identico fallo. Purtroppo tante volte ci sono metodi di giudizio diversi e dispiace. Poi non capisco il gol annullato, io non so che abbia visto. Il fallo di mano alla fine, che l'arbitro non si ferma a centrocampo a fine partita e scappa subito dentro, come se magari aveva qualcosa da nascondere.
Tante volte bisogna essere zitti, ma io non sto zitto, non voglio subire queste cose qua, perché tante volte sì, c'è tanto dei giocatori o tutto l'ambiente esterno che dice che noi veniamo qua a dare la partita al Carpi, ma se uno ha visto la partita può dire solo tutt'altro, perché in 10 abbiamo fatto una grande partita di sacrificio, abbiamo creato forse anche più di loro. E noi comunque dovevamo portare avanti, avevamo un obiettivo, quello di arrivare al decimo posto, che lì è un punto, e c'è grosso rammarico e delusione nello spogliatoio. L'unica cosa felice che si può guardare è che siamo salvi un'altra volta, l'anno prossimo risiamo in Serie A, e questa deve essere una cosa non ormai scontata, ma deve essere una grande festa per Empoli, perché non è mai facile comunque confermarsi a questi livelli. E qui voglio fare i complimenti oggi all'Empoli, perché ho visto i ragazzi lottare come dei leoni, cioè veramente sembrava di essere una terza, una quarta giornata di campionato, non a una quart'ultima con la squadra già salva. Il messaggio mi sembra sia chiaro: l'ombrellone non è piantato, c'è voglia, l'ha detto tu, di arrivare nella posizione migliore, anche perché Massimo sono soldi poi, tra l'altro. Sì, sono soldi per il club che comunque fanno comodo adesso. Ma poi più che altro per onorare quello che abbiamo fatto, da quello che abbiamo fatto, il campionato straordinario che abbiamo fatto, il girone d'andata, e magari cancellare un pochino il girone un po' deludente di ritorno. Vogliamo finire in modo migliore, e se dobbiamo continuare, fare la stessa partita stasera nelle prossime tre partite, perché abbiamo voglia ancora di dimostrare sia ai ragazzi che rimangono che quelli che partono di fare un grande risultato quest'anno. Chiudendo il capitolo Carpi, si pensa già al futuro, alla partita in casa contro il Bologna, cioè voglia rivincerla e fare poi magari al 90esimo una grande festa insieme a tutto il pubblico che vi ha supportato per tutta questa stagione. Certo, questo è l'obiettivo. Domenica possiamo festeggiare nel modo migliore la salvezza, facendo una grande partita soprattutto, e di conseguenza il risultato viene di conseguenza. Quindi dobbiamo solo cercare di sbollire il nervosismo che abbiamo stasera e trasformarlo in rabbia per la partita di domenica, perché vogliamo in tutti i modi concludere al meglio queste ultime tre partite. Leandro, da questa gara noi ci aspettavamo di vedere un Empoli vivo, un Empoli vero che la giocasse come se non fossimo già salvi, e io ho visto questo, ho visto un bel Empoli che ci ha creduto fino in fondo. Sì, secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Purtroppo a poco del primo tempo siamo rimasti con 10 uomini, però nonostante quello abbiamo fatto secondo me molto meglio di loro. Non è per far polemica, però è difficile giocare una partita anche a livelli importanti e poi trovarsi di fronte a decisioni arbitrali che ti cambiano tutto senza una giustificazione reale. Sì, sicuramente, ma non so chi per parlare di questa cosa. Non ho visto tutto quello che è successo in campo, ma nonostante quello penso che abbiamo fatto molto meglio di loro. Ho visto anche un buon Leandro Paredes, oggi il piede era caldo. Voglio sempre cercare di fare il meglio possibile, ogni tanto gioco meglio, ogni tanto non tanto, però come ho detto cerco sempre di fare il meglio possibile per la mia squadra. Mi sembra che da oggi il messaggio sia chiaro: arrivare in fondo alla stagione ottenendo il massimo che si può ottenere. Sicuramente, noi dobbiamo lottare per fare più punti possibile. Grazie.